Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare con voi dopo veramente abbastanza tempo. Chiediamo scusa se ci siamo dilungati così tanto. Il fatto, come abbiamo risposto a chi ci ha scritto, a volte le vicissitudini, no? Che si trovano dietro l'angolo sono veramente imprevedibili. E quindi in questo caso, in questa occasione, ci hanno impedito veramente di proseguire. Ecco il perché di questo ritardo. Noi chiediamo scusa, ma insomma grazie a Dio per tutti quelli che ci hanno scritto, grazie a Dio che ci continua a dare la grazia, insomma, di proseguire. Beh, ma adesso vogliamo subito iniziare questo video, appunto, e proseguire la serie già iniziata. Or sono 9 video, questo è il 10° video che stiamo dedicando al mondo dell'ufologia. Benissimo. In questo video proseguiamo, come avevamo detto già tempo fa, avevamo promesso che avremmo iniziato a affrontare un argomento molto importante, ovvero rispondere al mondo ufologico e affrontare appunto le loro pseudo accuse nei confronti di Dio, nei confronti quindi della parola di Dio, dove essi appunto accusano, aditano al nostro Signore, al nostro grande Dio, il creatore del cielo e della terra, di essere un Dio assassino. Essi parlano di fratricidi, di omicidi, di uccisione di neonati nella parola di Dio, e accusano che Dio sarebbe un purtroppo è una brutta parola, ma è quella che loro utilizzano. A noi ci tocca pronunciarla, però vogliamo ben descrivere la loro posizione. Insomma, dicono che Dio è un criminale, che Dio abbia pietà di loro. E bene, comunque, cari amici, in questo video, e non solo in questo, in tutti gli altri che seguiranno, che anche se fanno tutti parte di questa serie di video, appunto questo è il numero 10, e per quanto riguarda l'argomento appena citato non sarà sufficiente un solo video, quindi ci vorranno più video. Considerate che solamente nel presente video inizieremo solo con l'intro, pensate, non entreremo a gamba tesa, ma vogliamo dare un po' di fondamento, come siamo sempre abituati a fare. Tutti quelli che ci conoscono sanno perfettamente il nostro modo di operare. Benissimo, e quindi in questo video appunto utilizzeremo tutto questo video per fare un intro, dove andremo a controbattere, rispondere e portare delucidazioni su una serie di argomenti che comunque sono importanti, perché in qualche modo ci introducono, diciamo, in questo oggetto, e anche fanno conoscere all'ascoltatore un pochino meglio il mondo ufologico. Benissimo. Vogliamo ricordare quello che abbiamo detto nei video precedenti, sono stati 9 fino adesso, quindi non possiamo metterci a fare un resoconto analitico dettagliato, e quindi saremo molto pragmatici, ma ancora di più. E quindi vogliamo subito dirvi che nei video precedenti abbiamo parlato di molti aspetti, cominciando proprio col dimostrare che il fondamento di tutto il mondo ufologico non è niente più che l'induismo, e questo è molto importante. L'induismo fa da tappeto a tutto quanto. Bene. E poi dall'induismo si passa alla New Age, dalla New Age si passa all'ufologia, e dall'ufologia poi appunto prende forma l'ultimo puzzle, almeno fino adesso, il cosiddetto Dio alieno nella Bibbia. Quando diciamo il Dio alieno nella Bibbia, bisogna precisare, come abbiamo sempre fatto, non ci riferiamo né a un libro né a un personaggio specifico, piuttosto ci riferiamo a un discorso, a una linea di pensiero che si trova a navigare, diciamo, tra le folle. Ormai or sono decine di anni su per giù questo pensiero prenderà forza,
negli anni 70, ma l'ufologia comincia ancora prima, intorno al 48, data profetica tra l'altro. Abbiamo parlato di tutto questo e abbiamo dimostrato quello che noi stiamo dicendo adesso con poche parole. Quindi se l'ascoltatore o il televidente del presente video si limiterà unicamente alla visualizzazione appunto di questo video, non avrà gli strumenti per poter giudicare correttamente. E quindi si rinvia l'ascoltatore e il televidente appunto ai video precedenti. Ovviamente se avete voglia di farlo, per carità, nulla è obbligatorio, è solamente un consiglio e un qualcosa di razionale. Abbiamo parlato di quello che è il fondamento poi di tutti questi movimenti, a cominciare dall'induismo, appunto lo yoga, il kundalini, ci sono canalizzatori, contattisti che entrano in trance, scrittura automatica. Abbiamo dimostrato come il mondo dell'esoterismo e il mondo dell'ufologia sono tutt'uno, sono connettati, insomma sono veramente, i video sono stati, come dire, molto 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 accuratamente documentati, il tutto è stato dimostrato bene. Ora abbiamo dimostrato come queste pseudo, diciamo, pseudo dibattiti che ci sono stati tra il mondo cristiano e il mondo ufologico, ok, in verità questi cristiani si sono venduti pur di non perdere la cattedra e hanno detto frottole, hanno rinnegato non solo la Bibbia ma il loro stesso, la loro stessa, diciamo, linea di pensiero. Bene, benedetto il santo nome del Signore. Tutto questo lo abbiamo dimostrato, quindi se non vedete i video, voglio dire, non servirà a nulla se guardate solamente questo. Benissimo. Preme segnalare l'importanza o la necessità di ricordare che anche se i sostenitori del Dio alieno nella Bibbia dicono di non essere degli ufologi, poi all'atto pratico non fanno altro che portare avanti il pensiero ufologico, che a sua volta sappiamo che è anche il pensiero massonico, perché la massoneria ha proprio questo, diciamo, questo compito. Abbiamo fatto un piccolo spezzone di un video di 5 minuti dove è la stessa massoneria a confessare, diciamo, questa sua linea di pensiero. Abbiamo dimostrato nei video precedenti come questi Dio alieno nella Bibbia, molti di questi nel mondo, perché non stiamo parlando di un caso o dei casi specifici nel bel paese, ma è un fenomeno ormai mondiale che abbraccia decine, sicuramente milioni di persone. Molti di questi non hanno neppure uno stralcio di laurea e si mettono a dire cose senza alcuna competenza, si mettono a parlare del linguaggio biblico della Bibbia senza avere una laurea e poi vanno contro gli stessi lessici, appunto dizionari, vocabolari, e prendendo ora un dizionario a destra, uno a sinistra, facendo questa benedetta, tra virgolette benedetta in senso ironico, rotazione dei vocabolari, andando ad attingere ora qui ora là per far dire quello che loro vogliono far dire al linguaggio originale della parola di Dio. Di questo lo abbiamo, come dire, di questo ne abbiamo parlato. Noi abbiamo invece dimostrato che così non è, abbiamo visitato il linguaggio originale perché noi abbiamo la competenza per poterlo fare, vi abbiamo mostrato quello che dicono i vocabolari, i lessici, eccetera eccetera. E ulteriore dato importante, che ora quando dicono che un vocabolario direbbe una cosa, non vi dicono che poi tutto quello che dice quello stesso vocabolario sugli altri termini che loro metterebbero in discussione andrebbe contro la loro stessa tesi, eccetera eccetera eccetera. Benissimo. E, insomma, come dire, gli argomenti trattati sono veramente tanti, sono assai, e quindi insomma, mo adesso con pochi minuti abbiamo abbiamo fatto neanche un riassunto, insomma abbiamo semplicemente fatto una piccola descrizione, ma veramente piccolissima, insomma, benissimo.
Ma adesso vogliamo cominciare a portare avanti questo video e cominciamo con, diciamo, l'intro, no? Perché tutto il video poi sarà appunto utilizzato come intro per quello che poi seguirà subito dopo con i video successivi, dove andremo a dimostrare che Dio in verità non è un assassino, piuttosto è tutto il contrario. Chi dice che Dio è un assassino è lui degno di essere catalogato con quel aggettivo qualificativo. Ora, come diciamo sempre noi, di quello che ti pare, l'importante è che poi lo dimostri. Ebbene, sarà compito nostro poi dimostrarlo, che non è Dio l'assassino, ma così dovrebbe essere qualificato colui che vorrebbe qualificare Dio come tale. Benissimo. Ma questo appunto seguirà nei prossimi video. Benissimo. Allora, questo mondo, diciamo, ufologico, il cosiddetto Dio alieno nella Bibbia, è un mondo ufologico, perché presentano gli UFO dappertutto, parlano degli UFO, portano dischi volanti, quindi navi spaziali, chiamatele come vi pare, con motori, aria, vento, che si muovono, che non ci sarebbe scritto nella Bibbia Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, no? Nel principio Dio creò i cieli e la terra, ma no, ma nel principio sono scesi gli extraterrestri e hanno creato una diga. Pensate, in ebraico antico hanno creato sta diga e hanno separato le acque che stavano qui con le acque che stavano di là, una sorta di fiume con questa diga in mezzo. Insomma, questa sarebbe la traduzione di questi ufologi. E prima di iniziare, proprio questa sera, no, oggi è 13. Oggi è 13 gennaio 2017. Abbiamo così navigato in rete per vedere quali ultimi video hanno fatto questi ufologi, e casualità abbiamo potuto vedere un video che ce lo siamo anche scaricato per avere proprio la prova, hai visto mai un domani dovesse servire. Allora, nel passato alcuni di questi ufologi, ok, hanno detto che la Bibbia, man mano che sono passati secoli, ok, i suoi diciamo scrittori l'hanno cambiata di volta in volta, e quindi la Bibbia di oggi non è la stessa Bibbia di prima. Noi abbiamo fatto 9 video dove abbiamo proprio dimostrato in maniera ineccepibile che così non è. Ora, questo mondo ufologo per anni, ok, ha portato avanti, diciamo, questa fantomatica teoria, ok, che chiunque ha un minimo di dimestichezza in queste materie sa che così non è. Invece in questa sera abbiamo visto un video dove a questo, diciamo, pseudo ufologo, me lo sono scritto qua, gli hanno fatto una domanda. La domanda è questa. Vediamo. La Bibbia ci è arrivata in modo diverso, si intende da come è stata scritta, a questo ufologo o a questo Dio alieno nella Bibbia, chiamiamolo come vogliamo, che ci riferiamo comunque a una linea di pensiero, e comunque non stiamo facendo nomi, che poi trova il tempo che trova, tanto sono tutti uguali in tutto il mondo. Quindi ripeto la domanda che gli è stata fatta. La Bibbia ci è arrivata in modo diverso, inteso da come da come è stata scritta? La risposta è la seguente. Beh, e qui ci ho messo una virgola, beh, ci è stata spiegata in modo decisamente diverso da quello che è il suo significato più completo. Poi ripete, la Bibbia ci è stata semplicemente spiegata in modo diverso. Quindi ha rinnegato che la Bibbia sarebbe stata scritta in un modo e oggi ci è pervenuta in un altro modo. Questa si chiama contraddizione, ok? Cioè, quando una persona dice la menzogna, è inevitabile che presto o tardi cada in contraddizione. Le stesse forze dell'ordine utilizzano, diciamo, questi trucchetti, no? Quando catturano un criminale, si sa che i criminali dicono le bugie,
lo interrogano un'ora dopo l'altra, tutti i giorni, perché sanno che presto o tardi cadrà in contraddizione, e quando cadi in contraddizione ti sei smascherato. Ripetiamo, a noi ci piace ripetere, nel passato questi ufologi hanno per anni detto che la Bibbia è stata scritta in un modo e ci è pervenuta in un altro modo, perché durante i secoli sarebbe stata cambiata a loro piacimento. Alla domanda se questo è avvenuto, nel 2017, questo video risale nel 2017, lo trovate in rete, se siete diciamo pratici lo trovate con semplicità, con facilità, comunque noi ce lo siamo scaricato, hai visto mai, volendo potevamo pure fare, come dire, i montaggi, ma non vogliamo tanto fare nomi, almeno nel video, anche perché questi video poi rimangono negli anni ed è bene che rimanga il pensiero, non tanto il nome. Tranne quei nomi storici di libri, diciamo, di persone importanti che tra l'altro neanche ci sono più, vabbè, in certi casi là il discorso cambia. E quindi ad oggi, diciamo in questo mese, gennaio 2017, quando gli è stata fatta la domanda se la Bibbia è cambiata, la risposta è stata decisamente no, non è cambiata. Quello che è sbagliato è l'insegnamento che viene portato della Bibbia. Pensate, contraddizione. Benissimo, cari amici che seguite l'ufologia, fate attenzione e aprite bene le antennine. Gli ufologi dicono, questi ufologi in giro per il mondo, ripeto, non è un qualcosa da circoscrivere nel bel paese, gli ufologi dicono che chi dice di possedere la verità è una persona molto pericolosa. Qui mi sa tanto di persecuzione, perché così, ecco, sono cominciate le persecuzioni nel passato. E quindi sappiamo che ci saranno poi queste persecuzioni, perché ci troviamo alla fine dei tempi, ricordate Apocalisse capitolo 13, benissimo. Quindi loro dicono che qualsiasi persona al mondo dica di possedere la verità è pericolosissima, benissimo. Noi vogliamo rispondere in modo netto, chiaro, deciso e franco, che è falso. È falso. Chiunque creda di possedere la verità assoluta su qualsiasi tema, non solo sul cristianesimo, anche sull'ateismo stesso, sulla scienza, sulla matematica, su qualsiasi cosa, sulla filosofia, qualsiasi persona sia convinta di qualcosa e che quello che lui crede è così, questo non è sinonimo di pericolo. Bene, piuttosto è pericoloso rifiutare la realtà delle cose per andare consapevolmente ad accogliere la menzogna. Forse metterei più come, diciamo, come all'attenzione dell'ascoltatore questa seconda possibilità. Bene, ora, scusate. Noi poniamo delle domande, anzi una domanda, ma esiste, anzi no, più domande. E esistono verità assolute? È una domanda. Verità assolute esistono in tutti i campi? Esistono? Perché no, sì. Che ne so, nella matematica un quadrato può avere 5 lati o 100 lati? Dice, ma vabbè, questo è banale. È banale. È banale? Adesso ci arriviamo al banale per le cose grandi ed importanti. Domanda. Sul banale, ok? Rimaniamo sul banale. Un quadrato può avere 5 lati? No. Beh, è una verità assoluta. Benissimo. Possono due persone dello stesso sesso generare vita? Possono due donne accoppiarsi e generare, partorire un figlio? O due uomini? No, non possono. Quindi è una verità assoluta? Sì o no? Questa è scienza, è medicina, non so come chiamarla. È una verità assoluta. Benissimo. Bene, è indispensabile per l'umanità generare vita? Che si deve per forza generare vita, altrimenti l'umanità si andrebbe ad estinguere, giusto?
Quindi è indispensabile? Certo, non è che le persone si possono accoppiare e senza avere, diciamo, senza fare figli. Con questo non stiamo dicendo che se uno decide di non fare figli va benissimo. Noi non siamo contro questo, stiamo dicendo un'altra cosa. Cioè, se uno decide di non sposarsi, va bene, nessun problema. Ecco, anzi, la Bibbia pure dice che se uno decide di non sposarsi, ok, non è peccato. Ecco, il peccato è quando tu imponi a qualcuno o al prelato, ok, di non sposarsi. Quello è peccato perché vai contro un'istituzione divina, perché lo stai imponendo. Ma l'auto celibato, quello che uno volontariamente, ok, si dà il celibato, non c'è niente di male. Quindi non è che noi siamo contro questo, stiamo dicendo un'altra cosa, che perché l'umanità possa crescere è indispensabile che le coppie siano un maschio e una femmina e possano creare vita. L'amore, che cos'è l'amore? L'amore non è non creare vita o uccidere vita o uccidere la propagazione della vita. L'amore è creare vita, mi sembra, il resto non è amore. Ecco. Al di là delle decisioni personali che uno poi possa prendere, che sono per carità di Dio, non stiamo dicendo questo, non metteteci in bocca parole che non abbiamo detto. Queste qui sono verità assolute? Domanda. Dice, beh sì, ci sono delle verità assolute. Ecco. E infine, diciamo noi, dice la ragione, quindi il raziocinio, quindi il buon senso, quindi ciò che è dimostrabile da un fenomeno che si ripresenta in continuazione, quindi dice la scienza. La scienza dice, la ragione dice, il raziocinio dice, il buon senso dice, la logica dice che dal nulla non può nascere qualcosa. È una verità assoluta? Sì, quindi c'è Dio. Dio è una verità assoluta? È una verità assoluta. Perché? Perché dal niente non può nascere qualcosa. Ma nessuno ha visto Dio, mai nessuno ha visto nascere qualcosa dal niente, neanche la scienza. Le cosiddette teorie, come te le chiamano, delle dimensioni, a parte che sono teorie, ma anche se fosse pure qualcosa che viene da un'altra dimensione, comunque l'altra dimensione è qualcosa che esiste. Qualora fosse che non è così, perché è dimostrato non c'è niente. Domanda, esistono verità assolute? Dice sì. Ecco, l'ateo è una persona che crede di possedere la verità assoluta? Sto parlando dell'ateo, eh? L'ateo dice non c'è Dio, verità assoluta, dice lui. Allora l'ateo è pericoloso, perché dice questo. Vedete, dobbiamo fare attenzione a come parliamo, soprattutto non voglio dire a come ragioniamo, perché qui proprio non si sta ragionando. Quindi, niente più pericoloso che credere che possedere la verità assoluta sia appunto faccia parte di qualche persona o di determinate linee di pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Abbiamo dimostrato che così non è. Continuano, diciamo, questo mondo ufologico, soprattutto i loro seguaci, che molto spesso si rivelano persone che, poverini, dovrebbero far di meglio nella vita, dovrebbero, se non altro, informarsi in modo più onesto, ma onesto con se stessi. Dicono, il cristianesimo ha ucciso milioni di persone. Allora, siccome il cristianesimo avrebbe, secondo loro, ucciso milioni di persone, Dio non c'è. Il fatto che, come dicono loro, il cristianesimo abbia ucciso milioni di persone, questo non significa né che Dio non c'è, e né tantomeno che Dio è un criminale, come vedremo, prima cosa. Seconda cosa, il cristianesimo non ha mai ucciso, in tutta la storia del cristianesimo, neppur un solo uomo, mai. Quello che ha ucciso nella storia non è il cristianesimo, è la religione. Ah, e c'è differenza, caro mio. Eh sì, che poi la religione si voglia far chiamare cristiana,
e nel nome del cristianesimo, nel nome di Dio e nel nome della Bibbia voglia fare quello che lei dice e non quello che dice Dio, quello che il cristianesimo dice e quello che la Bibbia dice, questo è un altro discorso. Con tutto rispetto per i cattolici, e io ho tanti amici cattolici e gli voglio tanto bene, sono persone rispettabilissime, quindi qui si sta facendo storia, non ce ne vogliate male. Purtroppo la storia non l'abbiamo fatta noi. Se queste cose che stiamo per dire vi toccano, non vi arrabbiate con noi, noi vi raccontiamo i fatti, abbiate pazienza. Il cattolicesimo ha ucciso milioni di persone nel nome della Bibbia, ma ha fatto questo andando contro la Bibbia stessa. Perché il cristianesimo, ok, che diciamo, proprio per essere precisi, l'inizio del Vangelo prende piede con Giovanni il Battista, mo non lo stiamo qui a spiegare, l'abbiamo fatto in altri video, quello è il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Una voce si udì nel deserto, mi pare che è scritto in Marco, primissimo capitolo, primissimi versi. Ma di questo ne abbiamo già parlato, non è che ogni video ci rimettiamo poi a spiegare tutto il discorso esegetico, biblico, ermeneutico, teologico, eccetera, eccetera. Quindi il cristianesimo inizia, ok, con il Giovanni il Battista, e inizia il cristianesimo, ma ancora la Chiesa deve prendere forma, insomma le cose avvengono in modo graduale. E mai nel cristianesimo troviamo, mai, né la pena di morte e né tantomeno che Dio abbia comandato di uccidere qualcuno per motivi religiosi, ovviamente. Certo, poi se arriva uno, prende un fucile, entra dentro una scuola, comincia a sparare, ammazza bambini, professori, insegnanti, bidelli e tutti i passanti, è normale che le forze dell'ordine dovranno intervenire e abbattere quel tale. Ecco, quella è un'altra cosa. Quello non è omicidio, quello è uccidere, è diverso. E poi quello sa benissimo che se fa una cosa del genere verrà abbattuto, quindi lo considero personalmente anche una sorta di suicidio. Ma mai il Signore ha ordinato di uccidere chi che sia perché non si accetta la sua parola. Piuttosto il contrario, il Signore è stato categorico. E questo è scritto, lo ha detto. Quando andate in una città, predicate il Vangelo. Se vi ascoltano, bene, se non vi ascoltano, andatevene e sgrullatevi la polvere dai vostri piedi. Benissimo. Quindi, questo è scritto in Matteo 10,14. In Giovanni 8,7, ok, quando gli portano la meretrice, Gesù ha detto: la volete uccidere? Perché ha trasgredito la mia legge o la legge di Dio? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi, come vedete, il Vangelo condanna la pena di morte, l'uccidere qualcuno perché non accetta. Quindi se il cattolicesimo l'ha fatto nel nome di Dio, con la presunzione di essere vicario di Cristo, andando contro, che poi non è così perché il vicario è lo Spirito Santo, ma adesso non mettiamoci in questo, eccetera, 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 non è né colpa di Dio, né colpa del cristianesimo e né colpa della parola di Dio. È colpa del cattolicesimo. Benissimo. In Luca 9,54, Giovanni, se vi ricordate, e non solo, disse: facciamo cadere fuoco dal cielo per bruciare tutti. E Gesù li rimproverò, anzi gli disse: voi così, facendo così, non sapete neanche di quale spirito siete, non vi rendete neanche conto di quello che state dicendo, questa è roba satanica. Quindi, invece di additare contro il cristianesimo, contro Dio, contro la Bibbia, bisogna additare contro gli esseri umani. Ora forse il cattolico, che ripeto, non ve la prendiate, non abbiamo fatto nulla, la storia, il cattolico gli starà uscendo, il cattolico magari un po' permaloso, con tutto rispetto, per carità, gli starà uscendo fumo dalle orecchie e dal naso. Va bene, allora prendiamo anche il protestantesimo. Il protestantesimo non ha ucciso quanto ha ucciso il cattolicesimo, ma comunque ha ucciso, quindi va condannato pure quello. Ecco. Quindi anche il protestantesimo ha ucciso. Una parte del protestantesimo, facciamo attenzione, studiamo la storia. Il protestantesimo è formato
anglicani, luterani, calvinisti, ma non solo, gli anabattisti, gli ussiti, gli anabattisti, ussiti, mennoniti, ussiti, anabattisti, mennoniti, tutta quella, diciamo, parte lì, quella cricca, chiamatela come volete, è stata al 100%, ok, contro la violenza. Hanno condannato sempre la violenza, la pena di morte, tutto. C'è stato un caso che chi non conosce la storia, che nasce da Thomas Munster, non so come si dice, lì poi siamo in tutta la parte della Germania, della Svizzera, insomma tutti i nomi difficili, io lì quelle lingue non ci capisco niente. Ci fu il caso, il cosiddetto il caso dei contadini nel 1500, che era 1500, comunque più o meno siamo dal 1524 al 1534, insomma so pochi anni. E in quel periodo il caso dei contadini, dove appunto questo qui avrebbe sollevato sta folla, sarebbe andata a fare una guerra, ci sono state migliaia di vittime, e non c'entrava niente, anche se all'apparenza qualcuno ha detto che c'entrava con questi con questo movimento appunto anabattista, mennonita, eccetera eccetera, non c'entrava niente. Infatti i mennoniti, gli ussiti, gli anabattisti poi si sono riuniti e hanno fatto, ok, diversi, diciamo, decreti, hanno fatto queste riunioni, possiamo dire anche ecumeniche, per quanto riguarda i loro movimenti, dove hanno condannato tutte queste cose qui. Ancora oggi queste persone, questi movimenti esistono, perché poi dalla Russia sono stati in Russia, poi si sono spostati, attualmente stanno in America, c'è tutta una storia, sono rimasti ancora come erano una volta, eccetera eccetera eccetera. Questi non hanno mai ucciso, quindi il protestantesimo non tutto ha ucciso. A sua volta ci siamo noi gli evangelici, che non c'entriamo un H col protestantesimo. Noi non c'entriamo niente con il luteranesimo, con il calvinismo, con gli anglicani, con gli ussiti, con gli anabattisti, quelli sono i battisti che vengono dagli anabattisti, con gli ussiti non c'entriamo niente. Prima ancora del 1500, cavallo, tra 1400 e 1500, c'erano già 500 anni prima dei movimenti evangelici, che non vogliamo fare il nome, perché attualmente se sono completamente corrotti, se sono venduti all'apostasia, sono diventati praticamente, dire il cattolicesimo, dire loro e dire la stessa cosa. Quindi non vogliamo fare nomi, ma già 500 anni prima c'erano già movimenti evangelici. Noi non c'entriamo niente con questo, e con tutti i difetti che possiamo avere, per carità, e con tutte le infiltrazioni che abbiamo avuto, specialmente dagli anni 80 del secolo scorso, ok? Ma noi evangelici non abbiamo mai ucciso neppur una sola mosca bianca, e tutto il mondo evangelico, soprattutto pentecostale, che siamo 700-800 milioni, è contro la pena di morte, contro. L'abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto, ho fatto video dove l'ho detto, dove l'ho spiegato, è proprio scritto. Qualcuno, per volermi infangare addirittura, un antitrinitario seguace di William Marion Branham, mi odia talmente tanto che mi ha anche minacciato che vorrebbe venire a farmi chissà che cosa, ha fatto un video, me lo ha dedicato e ha detto che noi e io saremo a favore, quando... E ha citato un video che neanche si è visto, che in quel video io un tot minuto, perché poi io ho fatto una sorta di risposta senza mai fare nomi, ho detto: guardate che io in questo video datato, in risposta, c'è qui sulla rete William Marion Branham, falso profeta, eccetera eccetera, dico proprio che noi siamo contro la pena di morte, e qualcuno ci vuole infangare così, e vabbè, d'altronde sappiamo che avrebbero detto la menzogna su di noi. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi, bene. Allora, quindi praticamente loro, questo mondo ufologo, praticamente vuole screditare Dio, vuole screditare la Bibbia, e per farlo, ok, utilizza le persone.
ma le persone, ok, i protestanti, i cattolici, anche noi evangelici, quando commettiamo scandali, perché tutti abbiamo fatto scandali, tutti gli esseri umani hanno fatto scandali, tutti i movimenti hanno fatto scandali, non solo quelli religiosi, come vedremo tra un pochino, tutti hanno fatto scandali. E il fatto che l'uomo faccia scandalo, che c'entra Dio? Esiste il libero arbitrio, come dimostreremo, perché questo mondo ufologo dice: nella Bibbia non c'è libero arbitrio. Mo se sono messi pure a fare teologi. Vabbè, comunque. Quindi il problema non è il possedere, il credere di possedere la verità, ma è l'essere umano e l'uomo. E adesso ve lo dimostreremo. Ascoltate. Allora, loro puntano molto, no, sul cattolicesimo, perché giocano sull'ignoranza delle masse. Perché le masse non sanno niente del cristianesimo qui in Italia, le masse. E quindi loro dicono no, perché i cattolici, che sono 1,2 miliardi, ma non vi dicono che ce ne sono un altro 1,250 miliardi che non sono cattolici, questo non ve lo dicono. Allora dicono no, perché i cattolici hanno ammazzato, hanno fatto le inquisizioni, le crociate e tutto quanto, benissimo, e questo va condannato. E noi lo condanniamo anche il protestantesimo, condanniamo il mondo evangelico quando va contro la parola di Dio, lo abbiamo fatto in tutti i nostri video, in quelli dove abbiamo trattato questi argomenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo condanniamo. Una volta condannato, abbiamo sottolineato la giusta posizione e andiamo avanti adesso, ok? Non è che possiamo stare tutta la vita a parlare di quello, benissimo. Andiamo avanti. Benissimo. Allora, che cosa ha fatto il cattolicesimo? Ha ammassato le persone con inquisizioni e crociate. Bene. Male, ma ahimè. Domanda: quante persone ha ammazzato il cattolicesimo? È da condannare, eh? Però una volta condannato andiamo avanti. Allora, quante persone ha ucciso? Mi pare, dice la storia, 12 milioni. In quanto? In 1000 anni. Quanto sono durate? Crociate, inquisizioni, siamo intorno ai 1000 anni. 12 milioni. Noi sappiamo che, non so, se la storia dice 12, moltiplica, fai per 3, ok? 12, 24, 36, facciamo finta che non so 12 e so il triplo, 36. Benissimo. Vogliamo dare un'occhiata alla storia dell'ateismo nel mondo? Ma non di 1000 anni. Di 150 anni, domanda, quante persone ha ucciso l'ateismo in 150 anni? 200 milioni. Oh. E sì, caro amico, hai mai sentito parlare della Cina e dei suoi 60 milioni di morti che ha fatto in 150 anni? A cominciare dal Tibet. Hai mai sentito parlare del Tibet? Hai mai sentito parlare del genocidio del Tibet? Ti ricordi come facevano in Medio Oriente? Mi pare che erano proprio i babilonesi che andavano in una città, in una terra, in una nazione, prelevavano i suoi, diciamo, abitanti, li portavano in un'altra terra e in quella terra ci mettevano altri abitanti. Bene, i cinesi nel Tibet hanno fatto quello. Hanno ucciso solo nel Tibet 1 milione di persone, genocidio completo. Persone pacifiche, questo è il comunismo. Solo nel Tibet 1 milione, più tutti gli altri, totale 60 milioni. I russi? Uguale, hanno fatto la stessa cosa. In altri 60 milioni ne hanno uccisi. I russi, nel nome dell'ateismo, comunismo. Noi abbiamo, la verità è questa, punto e basta. Ma non solo, vogliamo parlare di Hitler. Quante persone sono morte per colpa di Hitler? 55, quasi 60. Solo gli ebrei sono stati 6 milioni. E adesso molti si sente in giro che stanno questionando l'olocausto. Forse questi qui che questionano l'olocausto
non sanno che ci sono centinaia di migliaia di processi che sono stati aperti proprio per il nazismo e l'uccisione degli ebrei. Sono più di 200.000. Vogliamo parlare dei morti della massoneria? Uno su tutto? Uno su tutti? La rivoluzione francese? Sapevate che la rivoluzione francese, si sa, l'ha fatta la massoneria? Beh, l'ateismo, il non avere Dio, ha ucciso più delle religioni. In soli 150 anni ha ucciso 200 milioni di persone. Voglio dire, sono mali tutte e due vanno condannati, sia il mondo religioso che il mondo ateo. Ma quello che voglio dire è che volendo di preferisci vivere in qua o preferisci vivere qua, sarebbe bene che tutte e due scomparissero. Però io sto facendo una cosa proprio illogica, ma concedeteci un po' di follia. Tra i due mali, il male peggiore è l'ateismo. E gli atei dicono: noi possediamo la verità assoluta, Dio non c'è. Ah. Allora tu predichi bene, ma razzoli male. Caro mio, come vedete, i nostri video possono anche non piacerti, ma ci mancherebbe, ne hai facoltà. Però sono portati avanti con un criterio, con raziocinio, con ragione, con una linea di pensiero, che a sua volta possono anche essere smontati, ma non possono essere smontati bla bla bla. Perché ogni tanto qualcuno vorrebbe dedicarci qualche video per smontarci, ma cose intelligenti fino adesso non se ne sono dette, solo sciocchezze. Che vabbè. Benissimo. Quindi, cari amici, le pseudo-paranoie degli atei, no? Adesso andiamo in un altro diciamo discorso, anche se un po' parallelo. Gli atei, diciamo i gnostici, i massoni, gli ufologi, hanno le paranoie e non si ricordano che il loro passato è molto scuro e dicono che Dio sarebbe un assassino, no, per questi motivi qua, che abbiamo visto che in verità così non è. Poi loro dicono: vi dobbiamo finalmente rivelare, no, ci portano sta rivelazione, che Dio nella Bibbia ha ucciso questo numero, 33, è uscito sto numero, 33 milioni di persone nella Bibbia. E siccome mo questi ufologi e i loro sostenitori sono diventati tutti teologi, a un certo punto sulla Terra è caduto un meteorite, sono diventati tutti esperti in esegesi biblica, in teologia, in ermeneutica, Antico Testamento, Nuovo Testamento, che neanche noi, perché noi poi di questo ne parleremo dopo, parlano tutti ebraico biblico, parlano tutti greco, tutti esperti, mo sono diventati. Alla domanda che qualcuno gli fa a questo mondo ufologico, o al Dio alieno nella Bibbia, che è la stessa pagnotta, quando qualcuno gli ha fatto la domanda: no, ma 33 milioni di persone, ma da dove l'hai tirato fuori sto numero? Questi grandi teologi, come vuoi che ti rispondano? Ma vai, fai la somma di tutte le catastrofi che vedi nella Bibbia, quando Dio uccideva con guerra, eccetera, eccetera, e vedrai che troverai il numero 33 milioni. Falso. 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 Non c'è sto numero, se lo sono inventato. Ma non so neanche se arrivano a un milione. Non lo so. Io è da bambino che sto qui. Cioè, io non mi sono mai messo a fare la somma. Ma la conosco talmente bene nel mio piccolo, che poi bene non è mai. Io parlo sempre a paragone con questo mondo ufologico. Io che non so neanche se arriva a un milione, caro mio. Che voi, che loro ci dimostrassero. Allora metteteci tutti, fate un video, ci mettete tutti i passi, ok? Allora, che ne so,
in Osea c'è totte morte nel versetto numero, nel capitolo totte. In Amos, totte capitolo, totte numero. Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Ezechiele, Isaia, Giudici, Rutte, tutta la Torah, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, eccetera, eccetera. Metteteci tutti i passi e vediamo se riuscite ad arrivare a 33 milioni. Non ci riuscite perché siete bugiardi. E poi dicono, quindi Dio ha ucciso 33 milioni di persone. Falso. E Satana, dicono loro, ne ha uccise due. Ah, Satana ha ucciso due persone. Mi sa che questi non hanno mai letto, ok? Uno su tutti. Matteo capitolo 4. Matteo capitolo 4, i versi che vanno dall'8 al 9, Satana gli dice al Signore Gesù, vedi, Signore Gesù, tutti questi regni della terra, tutti, mi sono stati dati. E io li do a chi voglio. Poi altrove, nell'Antico Testamento, però il Signore ribadisce che tutto è suo, tutti i regni sono suoi. Quindi lui ha un po', come dire, di autorità, ma sempre sottoposta a Dio. Vedi Giobbe, il primo capitolo. Ma non solo. Mi sono stati dati tutti i regni. E io li do a chi voglio, quindi se tu mi adori, io te li do a tutti. Tradotto. La scrittura ci sta dicendo, ok, che tutti i regni della terra sono di Satana. Domanda. Se tutti i regni della terra sono di Satana, significa che Satana, a capo dei suoi regni, ci mette chi? I suoi figli, a proposito di chi piace fare politica. Tanto più che deve concretizzarsi il regno dell'Anticristo, ma questa è un'altra storia. Quindi Satana ci mette, ok, a capo dei suoi regni i propri figli. Da questo possiamo comprendere che in linea di massima, ok, a capo dei governi ci stanno noi figli di Dio, ma i figli di Satana. Se così fosse, dovremmo trovare i frutti del regno delle tenebre. Quali sono questi frutti? Uccisioni, guerre, ingiustizie, una nazione che va a prendere un'altra, un continente che vuole conquistare un altro, i governi che vogliono spodestare, diciamo, gli altri governi, a cominciare dalla sovranità monetaria, che ci è stata tolta anche qui in Italia da mo', già da quando c'era la lira. Vi ricordate con Auriti che gli fece causa alla Banca d'Italia, che ci fu la famosa causa, eccetera, eccetera. Dovremmo vedere appunto uccisioni, massacri, scie chimiche che vengono rilasciate per annebbiare la mente, per uccidere le persone, per farle ammalare. Dovremmo vedere i frutti, diciamo, se a capo dei governi ci fossero i figli di Satana, dovremmo vedere i frutti del regno appunto delle tenebre. Domanda, questi frutti si vedono? Dice sì, si vedono. Ah, si vedono. Allora è vera la cosa che ha detto Satana a Gesù, tutti questi regni mi sono stati dati, io li do a chi voglio. Sì, è vera. Okay. Allora se tutti quei regni sono di Satana e Satana ci mette i suoi figli, i figli che stanno a capo dei governi fanno la volontà di chi? Di Dio? No, di Satana. E allora quanti ne ha uccisi Satana? Due. E questo da migliaia di anni, da quando esiste il genere umano, che è caduto. È intelligente, siete intelligenti, sapete. Quanti ne ha uccisi Dio? 33? Dove stanno i 33 milioni? Non si sa. Quanti ne ha uccisi Satana? Due? Intelligente. No, è che siete intelligenti. Sai che c'è? Voi siete troppo intelligenti. E questo è il problema nostro. Non riusciamo ad affrontarvi e non riusciamo a fare una ringa come si deve. Abbiate pazienza e allora cerchiamo di arrampicarci sugli specchi. Abbiate pazienza. Come vedete, è un po' di tempo che mancavamo e siamo tornati bene. Andiamo avanti. Quindi Satana 2, Dio 33 milioni, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Quindi la verità è pericoloso. Possedere la verità è pericoloso, dicono gli ufologi. Come vedete, qui se c'è qualcuno che è pericoloso,
verso Popogliatei, condannando tutto il resto. Bene. Uomini come Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Engels, Albert Pike, Garibaldi, Aleister Crowley e molti altri, tutti questi e molti altri sono stati massoni, e molti di questi, Marx eccetera, hanno gettato le fondamenta dell'ateismo, del comunismo eccetera eccetera. Anche il Darwin ha contribuito al massacro, ne abbiamo parlato in altri video, e tutti questi non sono mai stati atei, sono stati massoni, adoratori di quello che loro chiamano Lucifero, che la Bibbia specifica che non si chiama più Lucifero, che si chiamava Lucifero, ma oggi si chiama Satana. Quindi, cari fratelli cristiani, non chiamate Satana Lucifero, non si chiama Lucifero, non è un angelo di luce, è Satana, il ribelle, nemico, soppiantatore, quello che dice le menzogne, perché il significato di Satana è proprio questo. Se lo andate a vedere, appunto, è una parola ebraica, Satana. Benissimo. Loro dicono che hanno la mente aperta, gli ufologi. Dicono, sapete che noi abbiamo la mente aperta, noi siamo liberi pensatori, non siamo come voi cristiani, che siete chiusi. Certo, siamo chiusi, capiamo che dal niente non può nascere qualcosa, e quindi è ovvio che se dal niente non può nascere qualcosa, qualcuno avrà dovuto creare tutto quello che c'è nell'universo, nella terra, eccetera, eccetera. Capiamo questo e quindi abbiamo, secondo voi, la mente chiusa. Ma sentiamo, c'è un po' un capovolgimento qua, ma comunque. Quindi loro dicono, noi abbiamo la mente aperta, gli ufologi, e quindi hanno la mente aperta e quindi credono a tutto. Eh sì, perché secondo loro, secondo il mondo ufologico, secondo il Dio alieno nella Bibbia, essere un libero pensatore, avere la mente aperta, significa credere a tutto, non giudicare niente, valutare tutto, e soprattutto negare l'evidenza, a cominciare dalla parola di Dio. Dice, dove sta l'evidenza nella parola di Dio? L'evidenza? Amico mio, io ho fatto più di 160 video, dove lì io parlo di evidenze. Te li dovresti vedere tutti, cosa che sicuramente non farai mai. Dopo che te li sei visti tutti, capirai se c'è o non c'è evidenza. Se non ti piacciono i video che abbiamo fatto noi, ci sono tanti cari fratelli che ne hanno fatti altri, dove si mostrano evidenze, che mica ci siamo solo noi, siamo milioni i cristiani nel mondo a far video dove c'è tanta evidenza. Bene, allora, siccome loro hanno la mente aperta, sono liberi pensatori, negano tutto, rinnegano tutto, il linguaggio biblico lo negano, i termini del linguaggio biblico li negano, a cominciare, che ne so, da Barak, che non significa creare dal nulla, Elohim, che non avrebbe, nessuno avrebbe capito quello, vabbè, di tutto questo ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Quindi, negano tutto, negano l'evidenza per credere che nel principio sono scesi gli extraterrestri con la loro navicella spaziale, hanno separato il fiume dal lago, vatte la pesca, hanno fatto una diga, e tutto questo e molto di più ci sarebbe scritto in un solo versetto della parola di Dio, del primo versetto della Genesi. Benissimo. Bene. Quindi, mente aperta, liberi pensatori, non significa credere a tutto questo, ma soprattutto quello che loro chiamano libertà di pensiero e quindi libertà di parola, perché la libertà di pensiero significa poter pensare quello che voglio, libertà di parola significa poter esprimere poi il mio pensiero, che tutte e due devono essere liberi. Sì, ma la libertà di pensiero e la libertà di parola non significa poi negare l'evidenza o infangare o dire la menzogna o disinformare le persone, come abbiamo dimostrato in 9 video. Una cosa è la libertà di pensiero e libertà di espressione, libertà di parola,
E un'altra cosa è infangare, dire la menzogna, disinformare, dire le frottole. Viceversa, liberi pensatori o mente aperta non significa credere alle favole, credere alle sciocchezze, credere a nulla. Non so se il discorso è chiaro, magari può non piacere questo discorso, ma dimostrare che sia un discorso irrazionale è un'altra cosa. Ora, questo mondo ufologico, questo Dio alieno nella Bibbia, nel mondo, ti condisce il tutto, cominciando per esempio uno dei loro video, uno, un po' tutti, spesso capita questo, non in tutti, ma si sente, iniziano il loro video, le loro conferenze in un modo molto intellettuale e dire: beh, adesso ne parliamo, ne vogliamo parlare e parliamone serenamente. E già io qui ci vedo veramente, c'è un'azione, no? Che va filosofica, che psicologica, scusate, non filosofica, psicologica nei confronti dell'ascoltatore. Beh sì, parliamone serenamente, e già l'ascoltatore è come se tu lo avessi scioccato, no? Stum, hai tirato questa freccia, no? Serenamente, come dire: bene, adesso che ti comincio con questa retorica a annuvolare l'intelletto, te posso dire quello che mi pare, serenamente, così tu te bevi tutto. No, aspetta, che tu vuoi fare l'aristocratico, vuoi fare l'intellettuale, vuoi fare la persona misurata, parliamone serenamente. Cioè, non è che mo tu, perché me lo dici serenamente, se asserisci che il quadrato c'ha 5 lati, serenamente, io altresì serenamente ti rispondo che stai fuori. Ok? E che la libertà di espressione non ti dà il diritto di dire che un quadrato c'ha 5 lati, perché anche se sei libero di dire quello che vuoi, questo non ti dà diritto, in onore alla verità, di infangarla. Mi sono spiegato? Serenamente. Parliamone serenamente. Bene. Da quando la serenità ha annullato serenamente? Benissimo. Allora, andiamo avanti. Sempre serenamente. Sto sereno, ce lo vogliamo portare fino alla fine del video, che dite? Questo sereno. Siete sereni? Serena si rasserena, se non si rasserena si rasserenerà. Abbiate pace. Poi io quando comincio a scherzare, voi sapete che io sono romano e mi piace scherzare. Bene, devo fare il serio. Benissimo, come va? Tutto bene? Come vi sentite? Vi siamo mancati? Ci fa piacere. Non vi siamo mancati e ci dispiace, ma noi vi benediciamo comunque. Che Dio ti benedica, pure se non ci ami, noi vi vogliamo bene lo stesso. Ebbene sì, cari amici. Benissimo, ma dobbiamo dire le cose come stanno, dobbiamo dire la verità e soprattutto anche noi abbiamo la libertà di pensiero e di espressione. E fino a prova contraria, quello che stiamo dicendo è sacrosanto, cioè è vero, perché qualcuno dirà: sono pericolosi, pensano di avere la verità. Vabbè, noi non pensiamo di avere la verità, noi diciamo cosa è la verità, è diverso, noi non abbiamo la verità. La verità è la verità, punto, ed è Cristo Gesù, il creatore del cielo e della terra. Tutto fu fatto tramite di lui. Da di questo tra un po' ne accenneremo qualcosa. Loro serenamente dicono, e vanno sempre a prendersi i cattolici. Qualcuno dirà: Ale, ma che ti sei messo a difendere i cattolici? No, non è che voglio difendere i cattolici, è che loro, attaccando il cattolicesimo, automaticamente impartiscono dei colpi forti anche nei confronti, diciamo, della stessa verità, usando come pretesto, diciamo, questo nome. No, noi non siamo cattolici e rispettiamo, diciamo, il loro punto di vista, anche se non lo seguiamo, perché riteniamo che la maggior parte delle loro, diciamo, posizioni non siano corrette per quanto riguarda
il canone biblico. Però rispettiamo, quindi no, assolutamente noi in questo lo facciamo però con massima educazione e sempre cercando di dimostrare il tutto. Infatti a noi ci seguono diversi cattolici e ci scrivono anche, e insomma ci rispettano e noi rispettiamo loro, ma insomma poi ognuno deve portare avanti l'insegnamento biblico come meglio crede, così come fanno anche i nostri diciamo amici, perché in fondo non è che siamo nemici, i nostri amici insomma cattolici. Però no, noi non seguiamo minimamente il loro insegnamento, però vogliamo difendere la parola di Dio, perché loro nel attaccarla, ok, loro in questo momento tirano fuori il cattolicesimo e dicono: mai nessun prete ha letto la Bibbia nel linguaggio originale, dicono loro. Quindi mettono sempre sto cattolicesimo, perché fanno credere alla gente che i cristiani nel mondo sono solo cattolici, 1,250 miliardi. No, non ci stanno. Ecco, vedete perché io poi vado a prendere appunto posizione. No, non ci stanno solo i cattolici, no, i cattolici sono 1,250 miliardi, i non cattolici 1,250 miliardi. Questi se li dimenticano sempre, questi ufologi hanno la mente corta, non si capisce come mai. Ci chiediamo se è ignoranza o qualcos'altro, non lo so. Allora, quindi, vabbè, adesso atteniamoci ai cattolici. Volete sentire parlare solo dei cattolici? Atteniamoci ai cattolici. Allora, che farebbero questi signori cattolici, questi preti cattolici? Dicono gli ufologi: non hanno mai letto i preti la Bibbia nel linguaggio originale, quindi non sanno neanche quello che stanno dicendo, perché in verità le cose non stanno assolutamente così. Benissimo. Allora, noi ci chiediamo se queste persone veramente sono coscienti del fatto che con queste parole si sono fatti da soli una fossa e poi ci si sono buttati dentro da soli. E adesso, come dico sempre, un conto è dire, un conto è dimostrare. Benissimo, adesso lo vado a dimostrare. Allora, lasciamo un attimo da parte i cattolici, che non potevano prendere un movimento migliore che quello cattolico, proprio per demolire questa assurdità che hanno detto. Proprio te lo sei scelto bello il pescetto, te lo sei scelto piccolo, diciamo a Roma. Vabbè, tempo al tempo. Adesso prendiamo il cattolicesimo, 2 minuti, lo mettiamo da parte. Cominciamo col mondo, diciamo, non cattolico, col mondo, come si chiama, laico. La scuola moderna. Tutti conosciamo la scuola moderna, ok? Ci sono le elementari, ci sono le medie, le superiori, le facoltà o, insomma, le università, chiamale come te pare. Si insegnano tante discipline, a cominciare una su tutte dalla storia. A chi è che non gli è mai capitato di studiare storia a scuola? Tutti noi abbiamo studiato storia a scuola. Quando tu studi la storia, ok, studi su dei libri che sono stati tradotti anche da altre lingue che tu non hai mai letto. E quando studi la storia come Gellio, Tacito, Svetonio, Flavio Giuseppe, Erodoto, Tucidide, Filone, Marco Polo, un'infinità di autori, quando tu vai a studiare questa storia qui arcaica, domanda: sono state scritte queste storie, questa storia, questi libri, sono stati scritti in latino, in greco antico, in una infinità di lingue, ok, che oggi non si parlano più? Domanda: tutta la storia che noi studiamo a scuola, quanti hanno mai letto quella storia nella lingua originale? È una domanda. Secondo questo criterio, ok, noi dovremmo mettere in discussione tutto quello che ci hanno insegnato
perché noi non abbiamo mai letto i libri di Tacito, di Svetonio, di Flavio Giuseppe, di Gellio, eccetera, 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 di Cicerone, non lo so, di chi ti pare, Archimede, Platone, Aristotele per la filosofia, eccetera, eccetera, eccetera. Dovremmo mettere in discussione tutto quanto perché nessuno di noi ha mai letto i libri di storia e di tutte le altre materie scritte in altre lingue o lingue morte, perché non sono più in uso, si chiamano lingue morte. Dovremmo mettere in discussione tutto in vista di questo loro, diciamo, di questo criterio che hanno tirato fuori, cioè che i preti non hanno mai letto, diciamo, quello che c'è scritto nel linguaggio originale e quindi non sanno che è tutto sbagliato, e quindi è tutto sbagliato perché non dice quello, certo, per quello che gli pare a loro, con una grande differenza. Bene, con una grande differenza che però vabbè. Con una grande differenza, che come già detto, questi ufologi, dicendo queste cose, non è che hanno fatto una fossa, ma hanno fatto una fossa comune per tutti loro e ci si sono buttati dentro da soli. Perché? Perché loro dicono, sì, lo so che già l'ho detto, chi ci segue sa che noi ripetiamo molto. E lo vogliamo ripetere per la terza volta. Loro dicono: i preti non sanno quello che leggono nel linguaggio originale, leggono una cosa così. Benissimo. Domanda: voi ufologi e voi il Dio alieno nella Bibbia che portate gli scritti sumeri, quanti ufologi, quanti vostri ascoltatori che vi difendono a spada tratta hanno letto le storie sumere nel linguaggio originale? Ah, ma non è finita qua, questo è solo l'inizio, aspettate. Quanti sono i conoscitori del sumero antico nel mondo? Io, Mamet e te. Quanti sono i conoscitori dell'ebraico antico nel mondo? Milioni, milioni, solo i rabbini. Solo i rabbini nel mondo attualmente sono più di 1 milione e parlano tutti perfettamente l'ebraico antico, lo conoscono perfettamente. Più tutti i cattolici, che poi mo lo vedremo, più tutti i protestanti, più tutti i laici, i conoscitori dell'ebraico biblico sono 1 milione. Un'altra cosa. Il sumero per quanto tempo è morto, è andato perso? Per migliaia di anni. Quando si è cominciato a riscoprire il sumero? I primi cenni sono stati nel 1700, che poi a sua volta, man mano che sono passati i secoli, sono state fatte le correzioni, perché di volta in volta che cresceva il sapere si riscontravano errori nei lavori precedenti, fino ad arrivare al 1900. Infatti nel 1700 ci sono stati parecchi nomi, che a memoria non me li ricordo perché io non tratto queste materie, comunque ci sono stati parecchi nomi dove hanno appunto fatto grandi scoperte, che però molte cose dette non andavano bene, quindi sono state corrette da quelli successivi, da quelli altri ancora, fino al 1900. E quindi diciamo che si è riscontrato sto sumero è veramente pochissimo. Domanda: quanto tempo è rimasto sconosciuto invece l'ebraico antico? Mai. L'ebraico antico è morto, nel senso che non si è più parlato, ma come dice lo stesso apostolo Paolo, che gli ebrei sono i depositari dei decreti di Dio, in tutti questi migliaia di anni gli ebrei hanno sempre portato avanti l'insegnamento dell'ebraico biblico antico e non si è mai perso. Puoi avere qualche dubbio su qualche parola, su qual è la radice perfetta, tipo Nefilim, che dicono c'ha una radice che è Nafal, che alcuni dicono non è Nafal, è Nafal, aspetta, Nefilim c'ha una radice che è Nafal, però c'ha pure un'altra radice che non mi ricordo qual è, abbiate pazienza, che significa altre cose,
e quindi potrebbe avere due significati ben diversi, a parte qualche piccolezza. L'ebraico biblico antico si conosce perfettamente, si è sempre conosciuto. Ora però la domanda del milione recita: come mai puntano il dito? Vedete perché stiamo a prendere posizione pure sul discorso dei cattolici? Perché facendo così vogliono attaccare la Bibbia, no, cari amici? No. Allora voi ufologi, voi il Dio alieno della Bibbia dite e puntate il dito contro il prelato che, secondo voi, poi vedremo, non ha mai letto i testi originali della Bibbia. Quando voi che predicate il Dio sumero, altrettanto voi non avete mai letto i testi sumeri e loro stessi hanno detto: io non ci capisco niente di sumero. Ah. E a sua volta, oltre a chiedere a loro perché siete così falsi, appunto, libertà di espressione di pensiero non significa dire la menzogna o dire la, scusate il termine, vabbè, non lo voglio usare, però dire le sciocchezze. E ai loro sostenitori, gli ufologini piccoli, perché gli credete? Perché non pensate a queste cose? Ma non è finita qua. Non è finita qua. Perché quando loro dicono il prelato non ha mai letto i testi originali, loro non sanno neanche quello che stanno dicendo. Perché nel mondo ci sono tante scuole, ok, dove insegnano lingue bibliche e dove fanno le traduzioni, diciamo, della Bibbia. Tra le più, diciamo, importanti al mondo sono proprio quelle cattoliche. Cioè i cattolici si prendono i testi originali e se li traducono in casa, amico mio, se li traducono in casa, e tu vai a dire a loro che non l'hanno mai letto, ma se li traducono in casa. Prima cosa. Seconda cosa, i protestanti se li traducono in casa, gli evangelici ce li traduciamo in casa, ce n'ho uno, l'ho comprato l'altro giorno, io sono pieno di testi originali, uno fatto da noi, pentecostali qua in Italia, ce li traduciamo in casa, i laici fanno pure loro le traduzioni e tutte queste combaciano perfettamente. E no, che sono state manomesse, che come abbiamo visto prima hanno detto che sono state manomesse, mo a gennaio del 2017 l'hanno negato ulteriore cosa. Inoltre, caro mio, ti vorrei far notare una cosa. Bene, allora ti vorrei far notare una cosa, vediamo, allora dove ce l'ho. Vabbè, fa niente. Vabbè, come non detto, comunque. Un'altra cosa invece da dire, come da aggiungere, diciamo, a tutto quello che abbiamo detto, come se quanto detto non fosse sufficiente o non bastasse. C'è ancora di più, dice, ma li vuoi proprio far neri? No, ma se vanno neri da soli, fanno tutto da solo, fanno la fossa e ci si buttano dentro. Se tu vai in qualsiasi mondo, non solo il mondo religioso, ma qualsiasi mondo laico, è diviso in settori. O non lo sapevi? Allora, il mondo medico come è diviso? In settori. C'è il mondo, c'è il settore cardiologico, c'è il settore della gastroenterologia, radiologia, ortopedia, omeopatia, medicina generale, chirurgia e chissà quanti ce ne saranno. Io ho sempre detto medicina, sono ignorante. E chi fa una cosa non fa l'altra cosa. Chi fa l'altra cosa non fa questa cosa qua. Chi si occupa di cardiologia non si occupa di ortopedia. Chi si occupa di ortopedia non si occupa di cardiologia. Non è che fanno tutti tutto.
E questo non vale solamente in medicina, ma vale dappertutto. Per esempio, nei settori scientifico-disciplinari, me lo sono anche scritto, c'è diritto privato, diritto privato corporato, diritto agrario, diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto penale, diritto romano e diritto dell'antichità. Filosofia del diritto, cioè chi fa una cosa non può fare un'altra. Nella vita non possiamo studiare tutto, io l'ho sempre detto, possiamo essere informati su molte cose, ma studiare tutto è impossibile. Ora, come nel mondo, diciamo, non cristiano, nel mondo laico, nelle discipline di questo secolo, eccetera, eccetera, funziona così, nel mondo religioso funziona uguale. O non ve l'avevano mai detto? Quindi, nel mondo, diciamo, religioso c'è solo le discipline. Chi è esperto in Antico Testamento, chi c'ha l'indirizzo in Nuovo Testamento, chi c'ha l'indirizzo in teologia, in pastorale, in escatologia, ermeneutica, cristianesimo antico, lingue bibliche neotestamentarie, lingua biblica neotestamentaria, lingue bibliche veterotestamentarie. Chi fa una cosa non ne fa un'altra, caro mio. Puoi scegliere due discipline, cioè tre discipline, ma non è che le puoi fare tutte. È impossibile. Puoi avere una infarinatura su più cose. Noi stessi abbiamo determinati indirizzi, mica che sappiamo tutto. Ecco. Loro non ne prendono atto. No, non hanno mai letto. Il prelato non ha mai letto i libri, diciamo, veterotestamentari, che sono 39, quelli canonici, quell'arti non so canonici, ma no. E non stanno neanche nei manoscritti antichi, a cominciare dalla Settuaginta, che i testi più antichi non presentano i libri deuterocanonici, quelli sono molto tardivi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i 39 libri canonici non l'hanno mai letti, ma non l'hanno mai letti. Ma che stai dicendo, che c'hanno una delle scuole più grandi al mondo e comunque ognuno ha i suoi indirizzi? Vi vogliamo portare a far ragionare, perché adesso noi, ok, finito con questo video, che è l'intro al cosiddetto Dio assassino della Bibbia, o domanda, Dio è un assassino, il Dio della Bibbia, domanda, no, non lo è. Questo è l'intro, perché prima di iniziare a parlare, ok, di queste tematiche, vi vogliamo mostrare chi sono e qual è il pensiero ufologico o del Dio alieno della Bibbia, che poi è la stessa pappa. Così l'ascoltatore può cominciare a capire, però, chi sono questi. Sono esseri, persone irrazionali. Un altro tema importante da considerare per conoscere ancora più in profondità è il fatto che ciò che impera in questi mondi, come abbiamo dimostrato nei video precedenti, è lo gnosticismo. Lo gnosticismo è il fondamento del pensiero massonico, e questo è molto importante. Tutti questi ufologi, in particolare i loro sostenitori, proprio abbracciano questa cosa in modo inconsapevole, molti di loro, altri no, ma molti sì. Mentre invece i loro cavallini rampanti, che portano avanti questo Dio alieno nella Bibbia, questa ufologia, lo abbracciano in modo consapevole. Bene, quindi l'ognosticismo è antico di circa 2000 anni, ma a sua volta l'ognosticismo prende, come abbiamo dimostrato nei video precedenti, prende il pensiero da realtà molto antica, a cominciare dall'induismo. A sua volta in India nasce Buddha e crea il buddismo. Buddha e il buddismo poi viene fatto espatriare e viene mandato nel Tibet, che è il Tibet, con Hitler, eccetera, eccetera, vabbè, c'è tutta la storia,
in qualche video ne abbiamo parlato abbondantemente. Buddha disse: non cercare l'aiuto in nessuno, tranne che in te stesso. Scusate. Ripeto, Buddha disse: non cercare l'aiuto in nessuno, tranne che in te stesso. Benissimo. Fermiamoci qua e mettiamolo da parte. Andiamo avanti. Passano i secoli e arriva Manes, o Manes, non so come si dice. Manes fonda il manicheismo. Il manicheismo ha molto a che vedere sia con la parte induista che con la parte greca della filosofia. Benissimo. Arriva Agostino, che lui fu manicheo, introdusse la cosiddetta predestinazione, l'assurda predestinazione, la maledetta predestinazione, la satanica predestinazione, come abbiamo dimostrato nei nostri video. I legalisti del web vanno sbandierando sta predestinazione, che vabbè. Allora, Agostino, nell'introdurre la predestinazione, introduce un discorso platonico, il mondo delle idee, il mondo delle anime, che praticamente sono, dice Platone, poi questo ha a che vedere con la predestinazione, che sappiamo che Agostino abbracciò poi a Platone, perché gli fu presentato a Milano, vabbè, ma questa è un'altra storia, e praticamente Platone, ok, diciamo, uno su tutti, La Repubblica, mi pare, l'ultimo, il decimo capitolo, ce l'ho qua dietro, guardate, già ne ho parlato, praticamente parla dell'eternità delle anime, che le anime, ok, che fanno? Esistono già e si vanno a incarnare, e nell'andarsi a incarnare, praticamente, fanno sì che la loro incarnazione avvenga in totte modo e poi le cose debbano andare come già predestinato. E quindi noi vediamo che l'incarnazione e la predestinazione vanno a braccetto, e quindi con l'incarnazione torniamo a chi? All'induismo, che parla di incarnazione, e al buddismo, che altresì parla di incarnazione, anche se in modi diversi. Ma comunque sia il buddismo che l'induismo parlano di incarnazione, e Platone, appunto, pure lui parla di eternità delle anime, di incarnazione, e di incarnazione con predestinazione, con predeterminazione. Calvino è venuto dopo, non ci interessa, Agostino. E qui attenzione, alla fine arriva Simon Mago, che fa? Fonda lo gnosticismo vero e proprio. Questo lo apprendiamo dalla massoneria, dai libri della massoneria, in particolare c'è un libro, 7 massonerie, di Epifanio, che noi ce l'abbiamo. Come si chiama? Simon Mago sta nei Fatti degli Apostoli, ok? Si ribellò allo Spirito Santo, Pietro gli disse: vai tu in perdizione. Da lì si fa nascere lo gnosticismo, che lo gnosticismo abbraccia tutte queste cose che vi stiamo dicendo, tra cui cerca Dio dentro di te, non cercare aiuto in nessuno tranne che in te stesso. Disse chi? Buddha. Dio è dentro di te. E cosa dice lo gnosticismo che viene da Simon Mago? La stessa cosa. E poi nascono i Vangeli gnostici, che gli ufologi ci vogliono presentare come alternativi o come veri, quando non è possibile. Perché? Perché intanto i Vangeli gnostici sono datati dopo il 150 fino addirittura al 350 alcuni. Quindi de canonico lì non c'è niente. Secondo poi non si capisce come mai molti, non tutti, ufologi danno credibilità, dicono che i Vangeli gnostici sono verità, e poi dicono che i Vangeli canonici non sono verità, quando in teoria nella scienza ciò che è più antico ha più valore. E quindi, essendo i Vangeli canonici quasi contemporanei, no, quasi contemporanei, facenti parte del primo secolo,
in teoria sono loro il fondamento e non quelli che sono venuti 150 anni dopo e che vanno contro lo stesso fondamento. E così siamo arrivati all'ognosticismo, alla New Age, all'ufologia, al Dio alieno della Bibbia. Perché vi diciamo questo? Perché dovete capire chi sono questi ufologi, che vanno screditando la parola di Dio, che vanno dicendo che nel linguaggio originale questa parola non significa questo, questo non significa quest'altro, mo sono diventati tutti maestri, eccetera, 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 e così via. Fino al Dio alieno nella Bibbia. Benissimo. Bene. Fateci caso che molti di questi qua fanno parte di questi mondi, o mondo dello yoga, del kundalini, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, alcuni in giro per il mondo e anche qui in Italia dicono che Gesù sarebbe stato un discepolo di Giovanni il Battista e Giovanni il Battista sarebbe stato quindi di conseguenza maestro di Gesù e che Giovanni il Battista sarebbe uscito dal Qumran. Ma io dico, ma questi, ma si rendono conto di quello che dico? Vi voglio far notare che è impossibile questo. Perché? Perché se tu studi un pochino, non dico tanto, non dico che ti devi scervellare, ma almeno leggete qualche cosetta di storia. Se tu studi il pensiero, diciamo, degli Esseni, appunto del Qumran, nel Qumran c'erano gli Esseni, non so se lo sapevi, avevano un determinato pensiero che era completamente in contrasto col pensiero e di Giovanni il Battista e del Signore Gesù Cristo. Tanto per cominciare, gli Esseni erano a favore del celibato e forzato. Ah, mo non mi ricordo se chi arrivava con la moglie addirittura la doveva lasciare. Non me lo ricordo, mo c'ho un attimo di amnesia. Però comunque gli Esseni pretendevano il celibato forzato. Gesù era contro al celibato forzato. Gli Esseni si preparavano per la guerra, per la grande guerra. Giovanni il Battista e Gesù no. Addirittura impedì fare la guerra. Disse a Pietro, riguarda la spada, porgi l'altra guancia. Disse, quando mai gli Esseni hanno fatto questo ragionamento? Inoltre Giovanni il Battista stesso riconobbe Gesù come suo Signore, come colui che lui non era neanche degno di sciogliergli il legaccio dei calzari, e no che lui era il maestro. Ma vi rendete conto? Quindi quando noi cominceremo adesso, dal prossimo video in poi, a dimostrare che Dio in verità non è un assassino e che chi dice questo è a favore dell'assassinio, del fratricidio, eccetera, eccetera, voi sappiate con chi abbiamo a che fare. Bene, un'altra frottola che asserisce l'ognosticismo, l'ufologia o il Dio alieno nella Bibbia, la stessa cosa, la New Age, la massoneria, è tutta una cricca, è che Gesù in verità non è mai morto sulla croce e quindi si è salvato, ha fatto finta. Allora noi ci domandiamo, ma io dico, ma queste persone, primo, la leggono la Bibbia? Secondo, ma la conoscono la storia? Qui mi sa proprio che, cioè, già detto, avere libertà di pensiero e di parola non significa raccontare stupidaggini. Mo ti voglio dire una cosa. Allora, il mondo ufologico dice sempre, facciamo finta. Facciamo finta di che? Che è scritto. E che quello che è scritto è vero. Loro dicono facciamo finta. Vabbè, allora fate finta sul serio però. Non fate finta solo per quello che vi pare. Fate finta su tutto. Allora, se noi vogliamo far finta, come dicono loro, anzi voi, noi non dobbiamo far finta, per noi è vero punto e basta, ma se voi volete far finta che sia vero quello che è scritto, ma avete mai letto che Gesù è stato flagellato? Se fate finta che è vero, dovete crederci. Allora, o fate finta o non fate finta, decidetevi. È come prima. Prima dicono, no, perché nella Bibbia è stato cambiato tutto man mano che i secoli sono passati.
Adesso dicono no, non è stato cambiato tutto, è l'insegnamento che è sbagliato, insomma, decidetevi. Allora, che volete fare? Volete far finta che sia vero o volete non far finta che sia vero? Non, perché mo, a questo punto siete voi che ci disorientate, almeno su questo. Prendiamo per buona la cosa che ancora oggi, che è 13 gennaio 2017, state facendo finta che sia vero quello che è scritto. Bene. Allora, che dite voi che Gesù non è morto sulla croce? Tanto per cominciare, è scritto che Gesù è morto. Quindi se fate finta che è vero, ci dovreste credere. Prima cosa. Seconda cosa, già con questo dovremmo chiudere il discorso, ma andiamo avanti. Avete mai letto che Gesù è stato flagellato? Dovete far finta che sia vero, no? E avete mai letto che fu flagellato dai? Da chi fu flagellato? Dai, che lo sai. Da chi fu flagellato? Non mi dite dagli ebrei, ti prego. Da chi fu flagellato? Dai romani. Eh sì. E quindi, qual era la legge ebraica della battitura? 40 colpi. La legge Rabbanim, 40 meno 1. Ma non ci interessa la Rabbanim. La legge della Torah, 40 colpi. Benissimo. Qual era invece la legge romana sulla battitura e o sulla flagellazione? Non c'era limite di colpi. Cominciamo. Numero 2. Quando Gesù fu flagellato, non fu castigato con dei colpi, ma con la flagellazione, che è un'altra cosa. Come funzionava la flagellazione? La flagellazione funzionava con un pezzo di ferro, quello che è, con attaccata una corda, attaccata alla corda ci potevano essere chiodini, ferri, eccetera, eccetera. Cosa succedeva? Non c'era esclusione di colpi e né di numero di colpi. Di numero di colpi ne abbiamo già parlato. Di colpi potevano colpire ovunque e colpivano tutta questa parte qui davanti, anche andava, dove gli abbracciava tutta la parte della pancia, degli intestini. Quando strappavano, la carne si apriva, molto spesso cadeva tutto, anche gli intestini e quant'altro. Tradotto, quando una persona veniva flagellata, c'era la possibilità che si poteva salvare, ma era una possibilità. Di per sé la flagellazione implicava già quasi una sorta di pena di morte, perché molto spesso nella flagellazione si moriva. Gesù non solo fu flagellato, non solo gli fu conficcata una croce nel capo, non solo fu battuto, menato nel Sinedrio, menato dai Romani e poi flagellato. Gesù fu crocifisso e non solo fu crocifisso. Alla fine Gesù morì. E quando Gesù morì, siccome gli volevano tagliare le gambe, un soldato dovette accertarsi della sua morte e gli conficcò sul fianco una lancia. Nella lancia uscì fuori tutto il sangue e poi uscì fuori l'acqua. Quando esce fuori l'acqua, mi insegna la medicina per quel poco che so che non c'è più sangue. Mi fai o mi spieghi come può un corpo, dopo passare tutto questo e perdere il sangue e rimanere senza sangue, essere vivo? Mi spieghi come fa a succedere? E voi avete la mente aperta? No, Gesù, dicono, è sceso poi dalla croce. Sì, è andato a fare una passeggiata dalla McDonald's. Scusate. E non solo, Gesù fu preso, fu messo in una tomba, la tomba fu chiusa con i soldati fuori, stette 3 giorni senza mangiare e senza bere, e poi mi vieni a dire che Gesù non è morto.
E voi siete liberi pensatori, persone intelligenti, persone razionali, persone liberi di pensare, di dire quello che volete, se vede, e noi saremo fanatici, illusi, eccetera, eccetera, eccetera. A Roma si dice matu. Vabbè. No, non diciamo cose brutte, è che vogliamo mantenere, come dire, tra virgolette, il tecnicismo, chiamiamolo così. Benissimo. Per screditare la parola di Dio, in modo molto intelligente, continuano a colpire gli uomini, come se Dio c'entrasse qualcosa con noi, e vanno sempre a prendere la Chiesa e anche le Chiese, e dicono no, perché le Chiese con i loro milioni e miliardi che gli vengono dati, eccetera, eccetera, non hanno diritto di niente, quindi la Bibbia non vale niente perché le Chiese prendono i soldi. Quindi siccome le chiese, a cominciare da quella cattolica ovviamente, prendono i soldi, la Bibbia non vale niente. E noi facciamo la domanda del milione. Che c'entra la Chiesa con la Bibbia? Lasciamo stare. Se c'è un errore, e c'è l'errore, risolviamo l'errore, condanniamo l'errore, condanniamo se c'è da condannare. Adesso non mi voglio mettere in questo, sto semplicemente prendendo una loro cosa e vi farò vedere dove arriveremo. Se c'è da condannare il clero o qualsiasi cosa, condanniamo il clero o le chiese in generale, che mica solo la Chiesa Cattolica. Qui in Italia solo loro, e va bene, ma all'estero non è così. Comunque, se c'è da condannare l'uomo, il clero, la religione, si condanna l'uomo, il clero, la religione. Ma che c'entra Dio e la Bibbia? Che c'entra questo? Dio ha detto non rubare. Dio ha detto aiuta, usa, sii onesto. Dio ha detto questo. Se poi l'uomo non lo fa, che c'entra lui? Ora noi ci domandiamo però, perché questi ufologi si accaniscono solo, no che non lo devono fare, solo sul mondo religioso? Domanda, e il mondo scientifico? Ah, il mondo scientifico è un santo. Domanda, il mondo scientifico sbaglia? Certo che sbaglia. Non per questo però la scienza è da condannare, è l'uomo che è da condannare. Vi farò solo due esempi. Il Signore ha detto nella sua parola, moltiplicatevi, andate per tutto il mondo, spargetevi, conquistate la terra, nel senso di popolazione, di popolarla, in questo senso qui, no, che andate a fare le guerre, no. Popolate la terra, soggiogatela, insomma. Che cosa ha fatto l'uomo? È andato a soggiogare che? Lo spazio. Lo spazio. Sì, no, lo spazio è importante. Qualcuno dirà, adesso ce l'avete con lo spazio. Ce l'abbiamo con lo spazio. A che serve la cosiddetta conquista dello spazio? Se tu veramente sei informato, a che serve? A che gli è giovato all'uomo, all'umanità? Per motivi bellici, per soggiogare di più l'umanità. L'umanità già con Nikola Tesla avrebbe raggiunto il suo apogeo, avremmo tirato fuori la corrente dall'aria, avremmo risolto tutti i problemi energetici e avremmo avuto energia gratis per tutti quanti. Se ti studi Nikola Tesla solo con quel nome più tutto il resto, noi potremo vivere in questo momento, andando su tutta la terra e non stando rinchiusi in queste gabbie di città, ok? Qui c'è cibo per tutto, terreno per tutto, ci sarebbe energia per tutti, elettricità gratuita per tutti. No, vanno a conquistare lo spazio, quando Dio ha detto di conquistare la terra, non di conquistare lo spazio. Domanda, quanto si spende? Sei informato per la conquista dello spazio? Quanto si spende? Con quello che si spende per conquistare lo spazio,
si potrebbe risolvere la fame in tutto il mondo e per sempre. I problemi energetici già erano risolti con Nikola Tesla. Qual è il male del mondo? Le religioni. Domanda. Il mondo ufologico o il Dio alieno della Bibbia è razionale? Un altro esempio? Gli armamenti bellici? Bombe atomiche, virus, eccetera, eccetera. Quanto si spende in armamenti atomici? Come potevamo stare sulla Terra? Da Pascià. Di chi è la colpa? Da religione. Mi sembra che il mondo ateo sia molto peggiore del mondo religioso, come stiamo vedendo. Bene, come dimostri l'esistenza di Dio? Ma è facile, te l'ho già detto, è un'ora che te lo sto dicendo, mi sa di più. L'esistenza di Dio si dimostra con la creazione, col creato. E che Dio, e che Gesù è Dio, eccetera, eccetera, con le profezie della Bibbia. 330 profezie. Ovviamente loro mentono, dicono che i libri non sono dati così, parlano di Daniele, che non è vero che è stato scritto quando è stato scritto. Ma che stai dicendo? Di questo faremo un video. Ma intanto ti accenno. Ezechiele è stato in Babilonia quando nel 586 avanti Cristo Nebuzaradan, diciamo, distrusse il tempio per ordine di Nabucodonosor, eccetera, eccetera. In Babilonia c'era Ezechiele. Ezechiele fece il nome di chi? Di Daniele il profeta. Non è stato scritto, vero? Gesù stesso ha fatto il nome. Flavio Giuseppe stesso ha fatto il nome, datandolo molto prima di Antioco Epifani. Ma di che stiamo parlando? Quindi si può dimostrare l'esistenza di Cristo, il fatto che Cristo Gesù sia Dio? Sì, con la Bibbia stessa, 330 profezie, nero su bianco più tutte le altre. Bene. Bene. Tutti quelli che screditano la Bibbia, Cristo Gesù, dicendo che io ero evangelico, mo c'è un'epidemia di questi. Molti non è vero niente, altri è vero, ma non sono mai nati di nuovo. Mai. Nella testa hanno sempre avuto le zucche. Perché sono andati in chiesa, non si sa per quale motivo, qualcuno ha pure fatto il battesimo. E poi se sono dati alla carriera del mondo, alla politica, alle cose di questo mondo, e hanno messo nel proprio cuore la politica, le cose effimere di questo mondo, sono usciti di mezzo a noi, dice prima Giovanni 2,19, ma non erano dei nostri. Molta gente vuole correre via da Dio, vuole scappare via da Dio, ma non ci riuscirai mai a scappare via da Dio. Mai ci riuscirai. Dio ce l'avrai sempre davanti, di dietro, ovunque. E un giorno ci dovrai rendere conto. È inutile che vai a cercare gli errori dell'uomo che ci stanno, tutti, cattolici, evangelici, protestanti, tutti, il mondo ateo, tutti abbiamo sbagliato, sbagliamo, tutti. Ma Dio non c'entra niente. Dove vai lontano da Dio? Dove vuoi andare? Pensi che autoconvincendoti risolvi il problema? Così vorrebbe fare lo struzzo, scusate. Sai come classifica la Bibbia lo struzzo? La Bibbia parla dello struzzo, sai? Sì, sì. E lo descrive e dice testualmente che Dio ha creato apposta lo struzzo stupido. Perché Dio ha creato un animale stupido? I perché sono tanti. Uno è il fatto che il Signore ci vuole far capire che intanto noi non siamo stupidi e faremo bene a usare questa materia, che non è materia, è anima, e pensare e usarla bene. Infine,
Infine, ce l'hanno, che ne so, con le feste, tipo il Natale, no? O a me Natale, non Natale, a me non mi importa niente del Natale. Io non festeggio il Natale. Alcuni ce l'hanno a morte con Natale, ma io non ce l'ho a morte con Natale, anzi. Dice, è una festa pagana, sì, vabbè, ma a me non mi interessa, ma non mi metto a fare queste guerre sciocche. A me non me ne importa niente, ma il Natale, che si dovrebbe pensare a Cristo, non lo dico a noi, lo dico agli atei, oppure a quelli che non sono come noi, che gli piace il Natale, ma che Dio vi benedica, ci mancherebbe altro. Pensate a Cristo, fate una bella preghiera, leggete la Bibbia, parlate di Dio ai vostri figli e pensate che state facendo quello a Natale e che poi forse non lo farete mai più durante l'anno. Questo è molto grave, uno lo deve fare tutti i giorni, non a Natale. Comunque, questi ufologi si mettono a sparare contro il Natale, perché il Natale, questa imposizione, fanno tutta sta campagna, e noi rispondiamo: ipocriti che sparate contro il Natale e non dite niente contro l'Halloween. Ah. E non dite tutti i bambini che il giorno di Halloween vengono rapiti, anche qui a Roma e in Italia e a Torino, capitale italiana del satanismo, ma non solo, Castelli Romani qua a Roma, ma non solo, tutta Italia, vengono rapiti questi bambini per essere sacrificati. In Halloween c'è una crescente sproporzionata dell'inserimento di persone ai mondi occulti. L'Halloween è una festa satanica. Dell'Halloween non dite niente, ma del Natale sì. Ma guarda, vi sentite un po' smascherati? Infine, finiamo il video con questa domanda. Voi che dite che Dio sarebbe un assassino o un criminale e non credete alla Bibbia, domanda: ma qual è la legge morale che giustifica questa vostra posizione? Qual è la legge morale? Cos'è il bene e cos'è il male? Dove sta scritto? Chi lo dice? L'ha detto Kent, che io dico il contrario. Che Kent è più di me. Sono un essere umano, io e un essere umano lui. Lui dice, vabbè, Kent ha detto questo, quell'altro ha detto un'altra cosa, quell'altro ancora ha detto un'altra cosa. Cos'è il bene e cos'è il male? Qual è la legge morale? Dove sta scritto che Dio ha sbagliato? Chi lo dice? Noi possiamo dire che la legge morale è la Bibbia perché ci crediamo, ma tu non lo puoi dire. Quindi tu dici che Dio sarebbe ingiusto, perché? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Dove sta? Dice la logica. La logica, che cos'è la logica? La ragione, la ragione. Il buon senso. Alcuni vanno dicendo l'importante non è procreare, e qualcun altro potrebbe dire l'importante non è vivere. Dio semplicemente ha fatto quello che ha dovuto fare, basta. Ecco. Non puoi dirlo, caro amico, tu non puoi accusare Dio perché tu non hai legge morale. Cosa tiri fuori come legge morale, come giustizia, come ingiustizia? Cosa? Rispondimi a questa domanda. Questo è stato il video, questa è stata l'intro, e appunto col prossimo video proprio entreremo, allora, gamba tesa, abbiamo fatto un video per un intro, vi abbiamo un po' voluto portare un po' quello che è il panorama generale del mondo ufologico e chi sono loro, con chi ci stiamo confrontando, e insomma, risposte non ne arrivano, video con risposte concrete non ne arrivano, e insomma, va bene così. Bene, e con questo sono 10 video, magari se qualcuno vuole rispondere e vuole dedicare un video
proprio preciso, senza dire menzogne, ma sarà un piacere vederlo. Bene, con questo vi salutiamo, grazie per averci seguiti e che Dio vi benedica, e al prossimo video. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, alla prossima, shalom.